Eccoci di nuovo insieme. Benvenuti sul canale. Oggi parleremo ancora di Alcol Inc. Sapete che sono i miei prodotti iper rilassanti. Ho già fatto diversi video su questi prodotti che trovo veramente unici. E oggi ve ne volevo parlare perché ho sperimentato in questo periodo, anche perché sto preparando un po' di cose per il Natale, delle magiche soluzioni che permettono di utilizzare della ceramica, come in questo caso, dove l'Alcol Inc si aggrappa facilissimamente, tanto da poter andare addirittura in lavastoviglie senza essere danneggiato. E allora ho fatto una serie di lavori che adesso vi mando in foto, dove appunto con del lichene islandese molto bello, di quello stabilizzato che non ha bisogno di grandi cure ma che ha veramente un effetto scenico non banale, all'interno di ostriche raccolte sulla spiaggia, mi sono un sacco divertita a raccogliere ostriche, conchiglie, chiocciole, di tutto di più, anche per fare un po' di lavori di land art che ho già in mente di fare, quelli che si fanno all'aperto con il muschio e con le conchiglie appunto. E quindi oggi volevo farvi vedere come si applicano questi inchiostri alcolici sul piattino, sulla ceramica, e come questo piattino alla fine può diventare una base per appunto ospitare un'ostrica che al suo interno non ha più la perla, non ha più il mollusco, ma ha del lichene islandese che serve anche a raccogliere e catalizzare i rumori della stanza ed ha delle proprietà benefiche. Quindi partiamo. Farò una base di arancio, intanto partiamo sempre con l'alcol isopropilico, come sempre. Mi vedete naturalmente con i guanti, anche con la mascherina ve lo dico io, anche se non mi vedete, perché questi sono comunque alcolici, quindi questo odore non è proprio il massimo e non sono super tossici, però insomma non sono neanche, neanche così interessanti, diciamo così, da respirare. Ecco, qui poi naturalmente vi potete sbizzarrire come volete a fare questi disegni, diciamo così. Io quello che voglio fare è in pratica fare in modo che la superficie si quasi tutta, insomma, si riempia di colore, in modo poi, ecco, in modo poi da lasciarlo sul piatto dove poi andrò ad appoggiare la mia ostrica con il lichene, appunto. Eccoci. Un po' di oro. Mettiamo un po' di oro, vediamo che effetto fa, e poi cominceremo a saldarlo con l'aria. Ecco, che bello l'oro, eh? Ha sempre un effetto così straordinario, così unico, direi.
Qua, cosa ve ne pare di questo piattino dorato? A me sembra bellissimo. A questo punto non resta che appoggiare sopra con un po' di colla l'ostrica con il lichene e il gioco è fatto. Vi piace? Spero che questo video vi sia piaciuto, che vi abbia lasciato qualcosa, un pollice alzato se è così e un'iscrizione al canale se non l'avete ancora fatta. In programmazione nuovi video, vi aspetto alla prossima e grazie di essere stati con me finora. A presto!